Ludovica Valli, come sua sorella Beatrice, si ritrova spesso tempestata da critiche. Questa è la legge del contrappasso che le influencer devono pagare esponendosi tanto su social, dove condividono senza filtri il loro privato. Recentemente l'ex tronista di Uomini e Donne si è infervorata contro i suoi denigratori che hanno preso in giro il peso della figlia Anastasia. Nel rispondere attraverso le sue Instagram Stories, l'influencer si è scagliata contro gli odiatori del web che sul suo profilo le hanno lasciato dei commenti caustici menzionando sua figlia. Un attacco che ha fatto arrabbiare non poco Ludovica Valli, la quale ha deciso di affrontare di petto la questione per mettere al loro posto i leoni da tastiera. La Valli si è infatti sentita in dovere di condannare l'odio di cui ha avuto testimonianza su social, facendo sentire la sua voce su Instagram dopo essersi imbattuta in parole al vetriolo. Al commento caustico di un utente anonimo, che ha usato parole non gentili sotto ad un ritratto di famiglia dell'influencer insieme al compagno Gianmaria Di Gregorio e alla figlia nata l'8 marzo del 2021, la Valli ha deciso di replicare duramente. La rabbia di Ludovica Valli contro l'odio social rivolta alla figlia. Già qualche mese la figlia di Ludovica Valli era stata presa di mira con insulti velenosi da parte degli odiatori seriali del web, che per attaccate l'influencer non risparmiano insulti a sua figlia, ed anche in quella circostanza la Valli non si era esentata dal condannare quello che ha tacciato come uno schifo. Signora, mi faccia capire cosa ha di bello questa bambina, ha oltre che pesare 200 kg. Questo è il commento incriminato lasciato da un account troll che ha fatto sbottare l'ex tronista, che ha preso la parola su Instagram con una serie di video. Con il duro sfogo, l'influencer ha condannato le parole degli odiatori del web, per quei messaggi veramente penosi, io non dico più niente. Non c'è nulla da dire. Provo gran pena per queste persone, che oltretutto si fanno profili fake, mi fate pena e schifo, non aggiungo altro perché non c'è niente da aggiungere. Però, ora voi fate profili fake e fate quello che volete, che a me non toccate minimamente, ora continuerò a pubblicare tutto ciò che mi scrivete. Perché è giusto. Se non lo fate con profili fake, non vi preoccupate, io vi pubblico ancora con più gusto, con nome e cognome. Non è cattiveria questa, perché la cattiveria è la loro. Leggi anche, Ilaria Blasi, la nuova accusa a Francesco Totti, sparito 100 paia di scarpe griffate. Il valore della collezione è da brividi. Ludovica Valli infervorandosi ha condannato severamente chi suoi social sentenzia solo per ferire consapevolmente gli altri, perché incline solo a veicolare odio online. Un aspetto su cui si è concentrato lo sfogo della giovane mamma che ha voluto precisare, so che mia figlia non è cicciona, so che mia figlia è in salute, quindi non mi toccate minimamente. Leggi anche, Beatrice Valli, avete visto la sua nuova casa con piscina? Sembra una copia di quella dei Ferragnez, le foto scatenano le polemiche.